viaggio fino in Islanda con una special guest, Elisa. Partiamo per 10 giorni alla scoperta dell'Islanda, di posti remoti, con una bellissima Subaru baracca. Siamo al parco del Tinfellir, una roba del genere, e adesso abbiamo ancora 3/4 d'ora di macchina in un posto meraviglioso per andare alla Gullfoss. Poi ci fermiamo a vedere un geyser e alla fine andremo alla Midfoss, la cascata di mezzo. Poi da lì proseguiremo verso la costa fino a Borgarnes. Questo è il piano della giornata, vediamo quanto ci mettiamo, quanto piove, quant'acqua prenderemo. E ora chi non sta già piovendo, però almeno ci godiamo un panorama della Madonna. Stiamo per arrivare alla cascata. La forza della natura è una potenza devastante. Piace? Wow! Gullfoss è stato veramente, veramente allucinante. Bellissimo. Di una potenza incredibile. Adesso siamo scesi un pochino e siamo arrivati nella zona dei geyser, in cui, se riusciamo, vedremo il signor geyser, proprio il primo vero original geyser, e eruttare, speriamo. No way! Che roba, non ce l'aspettava neanche. Bellissimo. Un delizioso odorino di uova al vapore. C'è una caverna bellissima. E questo invece è il vero e proprio geyser. L'altro è il nipotino, questo è il nonno dormiente. Mi è piaciuto? Molto. Top. Comunque, invece di andare alla Midfoss dopo aver visto i geyser, abbiamo sbagliato strada, anzi la strada era chiusa, quindi non siamo riusciti ad arrivare alla Midfoss e quindi siamo dall'altra parte e stiamo andando alla Brúarfoss. Vediamo un po' com'è. Mica male! Che roba! Comunque, splendore di Dio, no? Pazzesco, no, veramente allucinante, un'acqua così azzurra mai vista. E adesso dov'è che andiamo? Al parco. Al parco della Ramello Brenta, no? Del Tinfellir. Che mi sta piacendo da matti dell'Islanda, anche se è soltanto il primo giorno, è che ogni x chilometri c'è qualcosa di inaspettato che trovi lungo la strada. Quindi ci siamo fermati e abbiamo trovato questo, una specie di canyon di roccia e muschio davanti a un lago. E che roba è? Eh? Che roba è? Siamo arrivati al Tinfellir spettacolo. Da qualche parte laggiù c'è Silfra, la spaccatura.
prima di andare a Siltra abbiamo deciso di fermarci in un'altra cascata dal nome impronunciabile, Oxerar Foss. Adesso andiamo a vedere com'è. Anche la cascata di Oxerar Foss l'abbiamo fatta, adesso si vola verso Siltra. Da quella cascata fino al Siltra sono circa 2 chilometri di passeggiata in un posto veramente strano, perché ci sono delle lagune qua, dei laghetti, un sacco di moscerini, quacos. I video c'è sempre un quacco, come tante. E poi una chiesetta laggiù, veramente carina. E poi c'è questa muraglia incredibile, ovviamente naturale, che costeggia tutto il parco, fino là in fondo. Siamo arrivati a Siltra. Qua c'è la fonte in cui c'è l'acqua più pura di tutta la laguna. Piccolino il Siltra. Questo è il Siltra. Comunque il Siltra è veramente la più grande fregatura del mondo. Vabbè, forse anche il brutto tempo ha fatto sì che non ci fossero i colori perfetti, però è letteralmente una pozza di 30 metri e ti chiedono addirittura 150 euro, una roba del genere, per fare lo scuba diving all'interno. Una delusione colossale. Ora, il nostro tour sta per concludersi, almeno la giornata di oggi. Abbiamo un paio d'ore di macchina fino a Bord Arnes, passando da tutta la costa, se riusciamo, cercando di acchiappare un tramonto. Comunque, primo giorno com'è stato? Fantastico o no? Stupendo. Exceeded our expectations, almeno le mie, non so le tue, forse ce le già molto alte. Ti è piaciuto? Brava. Siamo arrivati per il tramonto al faro di Akranes o Akranes. Inizia ad esserci un bel tramonto. Beh, direi che come primo tramonto e primo aperitivino in Islanda non si è affatto male, vero? E domani andiamo a fare il giro della penisola dello Snæfellsnes. Let's go! Noi pensavamo di avere finito la giornata e di aver visto un bel tramonto, ma in realtà non sapevamo neanche quello che ci stava aspettando, perché pochi chilometri dopo abbiamo davvero visto uno dei tramonti più spettacolari delle nostre vite. Che roba è? Wow! Le montagne con la neve!